Ciao ragazze, ciao bellezze. Già due o tre ragazze mi hanno fatto la domanda, la stessa domanda, e voglio rispondere a loro. Silvia, guarda, io incrocio ogni tanto un uomo e mi piace tantissimo e so che gli piaccio anch'io, però non riesco io né lui a fare quel passo successivo per iniziare a parlarci, a conoscerci. Come faccio a fare quel e poi e dopo cosa faccio? Allora, la prima cosa che devi fare non è quello che hai sempre fatto, di girarti perché sei timida, perché non sai affrontare quella situazione, perché è imbarazzante, perché sei vergognosa. Insomma, la prossima volta stai lì, fermati qualche secondo in più e lo guardi negli occhi. Ok? Come lo devi guardare negli occhi? Lo guardi con un minimo di sorriso, tipo questo. Proviamo, facciamo la prova. E poi giri lo sguardo. C'è una cosa del genere, fai le prove anche tu a casa, ok? Mantieni lo sguardo nei suoi occhi con la positività, con un minimo di sorriso in bocca. Apri questa bocca, fai vedere i denti. La bocca aperta insinua qualcosa di interessante per gli uomini con la bocca aperta, ok? Allora. Qualcosa del genere. Quando lo guardi, in primis deve avere gli occhi truccati, perché l'occhio truccato con il mascara dà uno sguardo ancora più ipnotizzabile, ipnotizzante, ecco, qualcosa del genere, seducente, ancora più seducente, attira ancora di più, seduce ancora di più. Quindi gli occhi truccati, la prossima devi essere sempre perfetta. Non si sa mai che lo incontri. Ecco. E quando fai questo sguardo, mantieni questo sguardo per qualche secondo in più, ti devi facilitare un po' con un pensiero o due pensieri. Immagina che sei con lui a letto e state facendo l'amore e tu sei eccitata, sei bagnata e ti fa certe cose, insomma. Ecco, quando farai questo sguardo, immagina questa scena. Perché ti aiuterà a fare uno sguardo più libidinoso, più invitante, più sensuale, ok? Insomma, io già mi immagino chissà che, ecco, ho esagerato un po', però guarda che questo pensiero, questa immaginazione ti aiuta a fare uno sguardo più attraente, più seducente, più libidinoso, ok? Un'altra cosa. Aspetta, aspetta, che non mi ricordo più. Quando sei con lui e fai questo sguardo e tu di nuovo rimani lì bloccata, va bene, ho fatto questo passo, l'ho guardato, chissà come l'ho guardato, però l'ho fatto. E poi è lì che c'è il blocco. E poi il tuo obiettivo principale è iniziare a parlare con lui, altrimenti di nuovo ti giri e te ne vai, come hai sempre fatto. Come puoi iniziare a dialogare, a parlare? Se sei al supermercato e lui è lì vicino, tu vai vicino a lui e chiedi una gentilezza di prenderti qualcosa in alto e tu non ci arrivi, ok? Oppure di spostarti una borsa, di passarti un sacchetto della spesa, chiedi se sei in lavanderia, per esempio, chiedi l'orario di quando è la chiusura della lavanderia. Se sei in palestra e lo incroci lì spesso, chiedi a che ora c'è quel corso lì, o se c'è quel corso lì, hai sentito l'orario quando si fanno certi cose, corsi. Insomma, inventati qualche domanda o qualcosa che ti aiuti fisicamente, spostare, fare, pensare, alzare, capisci? Cerca ogni scusa per iniziare a parlare con lui, ok? E quando inizierai a parlare, qua tante donne anche qua hanno il blocco perché sono vergognose, sono timide, si bloccano. Anche qua un pensiero, anzi due, che ti può aiutare a essere un po' più sciolta, più libera per dialogare con lui e non risultare quella sciocchina o stupidina che ride o fa certe smorfie, qualcosa che può sembrare che, insomma, chissà che idee si fa di te. Invece tu devi attrarre e dimostrare un po' di sicurezza, femminilità, fragilità va bene, la timidezza va bene, ma non eccessiva, ma anche un filo di sicurezza. Quindi come dimostrarti così, come apparire così nei suoi occhi. Tira fuori nella tua mente
tutte quelle cose che hai combinato, che hai fatto nella tua vita e di cui sei orgogliosa di te. Dici, caspita, io nella mia vita ho fatto questa cosa qua, l'ho fatta bene, anche se a fatica, ma ce l'ho fatta e sono orgogliosa di me. Hai studiato, al lavoro hai raggiunto una bella carriera, hai un bel stipendio, hai comprato casa, hai una bella macchina, non lo so, qualcosa di cui tu sei fiera, fiera, orgogliosa di te, ok? Quando parli con lui, tieni in mente questo pensiero. Un'altra cosa che può aiutarti è pensare che se va bene con lui, se legate in qualche modo, vi conoscete, inizia una relazione, va bene. Se ricevi un no, va bene lo stesso, perché non è né il primo né l'ultimo uomo sul pianeta Terra, ok? Se va bene, va bene, se no, chi se ne importa? Ecco, questo pensiero che non è nel primo né l'ultimo, se andrà bene va bene, se non va bene lo stesso, ti può aiutare a affrontare un discorso con lui con leggerezza, senza essere lì attaccata o avere la paura cosa penserà lui di me, oddio, poi se la perdo, e Dio se mi dice di no. Ma quanti no hanno ricevuto gli uomini da noi donne, poverini, molto, molto, molti più no loro da noi che noi che no. Noi da loro. Ci siamo capiti? Ok, sono un po'. Quindi va bene, mi dice di sì, ci conosciamo, inizia una relazione, va bene, altrimenti chi si è visto, ce n'è un altro, ci sarà un altro. Ok, ragazzi, ecco, questi due pensieri vi possono aiutare a iniziare a parlare in scioltezza con lui. E ovviamente dovete essere vestite in modo femminile, curate, perché quando sei curata, truccata, il capello in ordine, il vestito un po' femminile, che la femminilità attira tutti gli uomini, quasi tutti, sarai anche più sciolta nel parlare, nel sorridere, sarai sicura di te e del tuo aspetto estetico. Un'altra cosa che devi fare, ma prima di dirtelo, l'ultima cosa importante, voglio presentarmi per le ragazze che non mi conoscono, sono Silvia Golovacinski, esperta in relazioni sentimentali e aiuto tutte quelle ragazze che hanno dei blocchi a livello intimo, blocchi relazionali, non sanno come dialogare con l'uomo, vorrebbero sentirsi più sicure del loro corpo, amarlo, accettarlo e avere una buona intimità con lui per avere una relazione sana, serena e duratura nel tempo. Faccio un percorso con le ragazze molto potente che le porto all'obiettivo raggiunto, si chiama Mi amo per amare e per sapere come funziona il percorso, come funziona l'aiuto concreto che ti do, clicca sul link e avrai una consulenza gratuita informativa di 30 minuti. Ti aspetto. Allora, un'altra cosa importante che devi raggiungere in questa fatica di incontro sentimentale con l'uomo che ti piace è dare il tuo contatto. Io eviterei di dare il contatto, il numero telefonico. Il numero telefono se lo devi ancora guadagnare, sudare quest'uomo, perché gli uomini amano faticare o fare qualcosa per la donna. È una lotta per loro, vanno in guerra per la donna, per vincere, per averla. Quindi non dare il numero di telefono, te lo consiglio io, poi tu fai quello che vuoi, dargli magari il Telegram dove non c'è il tuo numero telefono, passali i social, ma il tuo social, la tua pagina deve essere una vetrina impeccabile, bellissima, dove il tuo biglietto da visita, tu bella che viaggi, che brindi, che sorridi, che giri con le amiche, insomma, una vetrina di un negozio che nessuno può dire no, non entro, voglio entrare, voglio conoscere questa donna, quanto è bella. Quindi non dare il numero telefono, fallo faticare un po', o il Telegram senza che si veda il tuo numero telefono, o i social, ok? E pian pianino avvicinalo un pochino, sempre di più. Tutto qua, poi ci sono tanti altri dettagli che puoi sapere. Li farò negli altri video, ti li sveglierò. Un bacione e alla prossima, in bocca al lupo con lui.